Questa settimana mi inchino davanti a Rispoli, che ha regalato veramente alla Ternana una vittoria importantissima per il suo campionato, una percussione innescata da un ottimo servizio di Cavazzi e poi Carrarmato Rispoli l'ha messa dentro. Siamo contenti che è arrivato il gol, soprattutto siamo contenti della vittoria, era importante, e non era facile vincere qua, soprattutto come si era messa la partita all'inizio bene, poi ci siamo complicati un po' il match e niente, si è messa un po' male, poi dopo siamo stati bravi a soffrire, siamo stati bravi a compattarci, siamo stati bravi a stare uniti. E poi c'è stata una ripartenza, ma ne abbiamo approfittato e abbiamo vinto, penso comunque, meritatamente. Avevi un pallone pesante sul piede? No, le gambe erano pesanti, perché soffrire comunque per un bel po' di gara, cioè per una bella parte della partita, non era facile, perché comunque quando sei in 10 uomini non è mai facile, soprattutto quando penso al 30° del primo tempo, non ricordo di preciso. Però non era facile, siamo stati bravi a stare uniti, siamo stati bravi, ripeto, a crederci fino alla fine, perché questa significa che è una squadra che crede nei propri mezzi, ha preso una grande fiducia e siamo convinti che possiamo fare bene ancora di più. Senti, sul 2-0, 13° minuto di gioco, 2-0 per la Ternana, calmato, placata l'ira, l'aggressività della Juve Stabia, che nei primi 10 minuti cercava veramente di passare in vantaggio. La Ternana ha avuto l'occasione anche di chiuderla, poi che è successo? L'avete gestita non nel meglio questo vantaggio, avete subito il gol dopo l'espulsione di Farkas e lì avete restituito un po' grinta morale alla Juve Stabia. Sì, ripeto, cioè, abbiamo messa bene pronti via sul 2-0 e poi siamo stati un po' ingenui sull'espulsione e quindi poi dopo loro sono riusciti a far gol, hanno preso coraggio. Ci credevano fino alla fine, perché stando in uno in più e facendo gol potevano prendere fiducia, quindi siamo stati sfortunati e poco attenti sul gol che abbiamo preso, il primo gol, e loro gli abbiamo dato la fiducia, gli abbiamo dato la convinzione che ce la potessero ancora fare, quindi dobbiamo migliorare su questo, dobbiamo migliorare sui piccoli dettagli, dobbiamo migliorare sulle attenzioni, perché poi una volta ti può andare bene, oggi, ma le altre partite poi dopo può darsi che finisce male e ce ne possiamo pentire, quindi dobbiamo fare tesoro degli errori che abbiamo fatto, dobbiamo fare tesoro delle situazioni e cercare di non ripetersi più. Senti, il primo gol della Juve Stabia, Lanzaro, a tuo avviso sul secondo palo era in fuorigioco, a noi è sembrato che fosse in fuorigioco. Non si saprei dire, perché stavo sulla linea della difesa, quindi è difficile interpretare in questo momento, poi andrò a casa, la vedrò con calma e ti potrò dire. Soddisfatto, sì. Perché quando si vince soffrendo, alla fine, voglio dire, tutto è bene perché finisce bene, no? No, quando si vince si va sempre bene, quindi siamo contenti per tutti, per il gruppo, perché lo meritano, veramente è un gruppo che io posso dire che è uno dei migliori che io abbia mai giocato. Grazie, complimenti per il gol che ha regalato altri 3 punti alla Ternana.